E ha detto tutto lei, nella verità, nel senso che comunque abbiamo sofferto l'ultimo quarto d'ora, comunque sotto 2-0, la Lucchese ha messo qualche attaccante in più, qualche seconda palla in più e sono stati bravi a acciuffare il pareggio. Il primo tempo è stato un peccato perché avevamo più di un'occasione, 2-0 per chiudere la partita, e anche il 3-1 con Tomi che usciva fuori di poco, abbiamo chiuso nel secondo tempo. Dimenticato qual è il vostro obiettivo, mi dirà prima la salvezza e poi qualcosa di più, ma puntate anche ai playoff. Noi abbiamo il dovere di crederci e di giocare tutte le partite per raggiungere l'obiettivo massimo, l'ho detto anche ai ragazzi, noi dobbiamo provare a fare bene e a giocare e cambiare anche mentalità nel gestire anche le partite, nel cercare di chiudere, perché abbiamo perso punti importanti però abbiamo sempre dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti e il nostro obiettivo sicuramente è quello di provare a farli. Io ci credo, i ragazzi ci devono credere, so che ci credono e dobbiamo alzare l'asticella nei 90 minuti, 95 minuti, perché è un peccato lasciare questi punti in giro. Il finale convulso, anche prima Favarin ha accusato un po' il fatto di che mentre raggiungeva gli spogliatoi dopo l'espulsione è stato raggiunto da Sputi e è stato provocato. Una sua riflessione in merito? Io preferisco, parliamo di calcio, perché se ognuno vuole dire la sua, io credo che è normale che ognuno tira la sua prima. Delle competenze, delle autorità hanno visto tutto, poi quello che hanno visto, quello che hanno scritto deciderà chi di dovere. Io mi voglio soffermare sulla partita, non voglio esprimere nessun giudizio perché non posso dire ancora freddo perché sono ancora caldo e quindi potrei dire qualcosa che va oltre quello che è la mia persona. Quindi siccome ci tengo alla mia, alcuni tengono la propria immagine, io tengo la mia persona che è diverso, quindi non ho niente da aggiungere o per me è aria fritta dire il mio pensiero, lascia il tempo che trovo, quindi io non voglio parlare di calcio e mister Favarin ha espresso il suo pensiero e io non mi sento di esprimerlo. Tornando alla gara, un giudizio sui nuovi? No, molto positivo perché diciamo che Claudio Coralli ha fatto un grande lavoro e perché non ha giocato con tanta continuità a San Benedetto. Chiarello idem, la prima partita l'ha fatta anche a metà dicembre, quindi sono giocatori importanti e oggi si è visto. Ma oltre ai nuovi, che sono contento perché abbiamo agito insieme alla società e ai direttori sportivi e sono contento degli acquisti, io devo dare atto anche a quelli che c'erano prima, nel senso che comunque se loro si sono trovati subito bene, si sono ambientati bene anche in merito dello spogliatoio e dei vecchi, tra virgolette, chiamiamoli così, anche se vecchi non sono, che li hanno accolti bene, li hanno fatto sentire subito al loro agio e oggi hanno raccolto il buon pociato. Invece sulla gara, il gol preso freddo all'inizio del secondo tempo ha un po' tagliato le gambe oppure non ha influito tanto sulla testa dei ragazzi? Ma diciamo che la reazione, noi potevamo andare subito sul 3-1, quindi la reazione c'è stata, è normale, quando metti sempre palle in mischia e giochi la seconda palla, dobbiamo essere un po' più furbi perché questa categoria difficilmente trovi una squadra che gioca palla a terra, quindi ma giustamente perché l'ultimo quarto d'ora cerchi di portare più giocatori in area di rigore e noi siamo stati non bravi stavolta a saper gestire e a ripartire l'ultimo quarto d'ora, ci siamo fatti un po' schiacciare, nel primo tempo tenevamo una linea molto alta. Abbiamo espresso un grandissimo calcio, abbiamo avuto 6-7 palle gol, due le abbiamo fatte, dopo il 2-1 potevamo chiudere con Belazzini e noi dobbiamo, se vogliamo essere un po' più cinici, vogliamo avvicinarci, perché i ragazzi secondo me, io ci credo e se lo meritano, per quello che fanno e per quello che danno, però dobbiamo ancora alzare il livello di maturità nella gestione delle partite, perché è molto importante per portare punti pesanti e oggi potevano essere punti pesanti. Mi lascio a quanto appena detto, cioè credo abbia messo del suo l'Alessandria, nel senso per far recuperare la partita.
perché la Lucchese ha avuto un secondo tempo sicuramente diverso dal primo, però anche voi non eravate qui nel primo tempo. Nel primo tempo avete in qualche maniera fatto da soli la gara, nel secondo tempo vi siete un po' chiusi, è vero, avete avuto quella questione clamorosa del 3-1, però si sentiva che poteva essere nell'aria il gol. Sì, si sentiva, perché comunque siamo calati un po' di ritmo, credo, perché Gimignani, Balan è entrato, Andrea e si è sacrificato, sono, e lo ringrazio vivamente perché ancora ha molto dolore alla spalla. Sartone è rimasto in campo perché doveva essere sostituito lui, invece Gimignani ha avuto i crampi e ha dovuto cambiare Gimignani, spostando Gimignani a destra per uscire Sartone. Coralli è un mese che non giocava e ha fatto tutta la partita. Poi è entrato il 98 a Camadou, Frank, che comunque è la prima volta che gioca, quindi ritmi, meccanismi. Quindi, ripeto, Gazzi mi ha dato il suo contributo e lo ringrazio comunque perché aveva un po' male al sopra il quadricipite, al retto femorale. Quindi tanti sono sacrificati, però diciamo, quando si è calato un po' di ritmo, soprattutto i giocatori chiave, Sartore e Gemignani, che comunque hanno fatto un grandissimo primo tempo e anche i 10 minuti del secondo tempo si è visto un po' il calo. Il cambio di Panizzi è un cambio, perché lui quando si è scontrato con Michetti a autopromosso è un cambio invece tattico. No, tattico no, perché sta venendo una grande. Infatti sta giocando bene, non so se ha preso un colpo lì, perché poi è rientrato dopo il duro, ecco, dopo quel colpo che si è preso con Cucchietti in area. No, non è per fatto della confusione, lui parlando anche con i nostri medici, parlando, perché quando agiamo. Mi piace che lo staff sia medico sia tecnico, agiamo tutti con un unico impetto, e quindi ho molta stima nel dottore e sapevamo che Panizzi ha fatto 20 minuti con la Juventus, oggi ha fatto 45 minuti, perché dobbiamo prevenire anche alcuni, tra virgolette, alcuni rientri, perché tirare troppo la corda poi non voglio e non ci dobbiamo più permettere, poi il caso, al caso non si può mai dare subito un giudizio o fare delle costellazioni immediate, però Panizzi ha bisogno di giocare e prendere minutaggio in maniera tale che possa andare tutto il campionato bene, poi incrociamo le dita. E ancora una cosa, alla luce di due diverse prestazioni dal primo e secondo tempo, lo considera un punto giusto o due lasciati? In quell'ottica che di qualche punto di troppo lasciato nella rincorsa a un decimo, ottavo, nono posto, come si saprà come sarà. Guarda, io prendetemi per pazzo, perché il calcio è bello perché c'è pure un po' di fantasia, un po' di estro. Io credo che se il primo tempo e anche il resto, perché ripeto, la reazione, Tommy è arrivato tutto il tubo al portiere, quindi c'è stata la reazione, non abbiamo subito il gioco della Lucchese. Però quando tu butti tutti i palloni dentro l'area devi vivere di seconde palle, devi cercare di pulire. Più si abbassa, cito anche comunque Chechin, perché comunque Luca è un giocatore per me importante, sta giocando con continuità, si sta allenando con continuità, quindi anche lui è andato oltre il minutaggio. Però io credo che quando Claudio avrà i 90 minuti, quando Chiarello avrà i 90 minuti, quando Gimignani avrà i 90 minuti e riusciamo a mantenere la stessa tipologia di calcio, stesso calcio propositivo, la stessa attenzione, avendo quei 15-16 che hanno un minutaggio completo come ce l'ha Agostinone e Prestia, io parlo soprattutto anche dei nuovi, io credo che questa squadra potrà fare grandi cose. Sarò pazzo, ripeto, la cosa dietro, però. Bene, ci siamo.